Allora, siccome sono vittima della rete di tratta, di esportazione e schiavitù, lo Stato, utilizzando la tecnocrazia, che è uno Stato dentro lo Stato terrorista, utilizza Echelon, che è un sistema per sniffare e per intercettare tutte le telecomunicazioni delle vittime, per aumentare il livello di manipolazione sulla popolazione dei target individual, ossia delle vittime di tratta della Chiesa Cattolica. Io vivo in Spagna, è una monarchia. Per evitare Echelon utilizzo IPSEC a livello IP, però Echelon è attivo anche nelle torri di telefonia GSM 3G, 4G, 3G, 4G, 5G. Le tecnologie 5G non c'entrano niente con il controllo del sistema, con il controllo neuronale remoto, ma il controllo neuronale remoto è emesso, trasmesso dalla torre di Collserola, terzo tramo. È la stessa tecnologia che viene utilizzata per gestire la tratta di persone subsahariane del centro di Africa e per provocare guerre. Diciamo che è il cancro della nostra Europa. D'accordo? Dietro ci sono la nobiltà, militari corrotti e massoni dedicati al traffico di persone, okay? Come il famoso Andreu che io ho denunciato. Questo telefono è un telefono open hardware e open source che permette di riscrivere il codice IMEI di forma aleatoria, di modo che il sottostato terrorista della tecnocrazia non possa sapere la tua posizione fisica e non possa intercettare le tue telecomunicazioni. Di questo prodotto farò un prodotto alla vendita, tanto per questo discorso, che è importantissimo, quanto per telecomunicazioni sicure e servizi di messaggi sicuri. Ok? PIN64 Open Friendly Community Driven. Beta Edition Pinephone. Ok? Per tutti quelli che mi vedete nell'applicazione di tortura dove questi figli di puttana hanno giocato la mia vita, sappiate che dovete iniziare a parlarne perché tra meno di un anno ci sarà un processo enorme che vede Francesca Duran de la Penne nel banco degli accusati per crimini contro l'umanità. Traffico di bambini, traffico di persone, tortura. Anche lo stesso Andreu, che credo che è Martin Mora. Lui dice Casa di Jesus, ma non credo. Verrà giudicato. Tutti voi che teoricamente eravate amici miei, qualcuno si occupa di truffe, truffe alla vita, come Massimo, Stefano. Altri, purtroppo, per Scala di Penrose, si occupano la parte di violenza o l'obbligo delle persone alla prostituzione e alla vendita di droga. Tanti amici sono vittime della rete di tratta. Iniziate a parlarne, per favore. Non abbiate paura.